Santa Maria degli Angeli ospita quella che è la terza festa degli agricoltori, la festa dei trattori, la festa degli uomini, la festa della terra. Al risveglio di primavera, quando per coloro che lavorano la terra inizia la nuova vita, la nuova stagione, a Santa Maria degli Angeli ci si ritrova per festeggiare. Ad organizzare anche per questo 2017 l'associazione Automobile Club Storico di Assisi, l'Assisano, l'Automobile Club Storico Assisano, con la prologo di Santa Maria degli Angeli, con la città di Assisi e con il patrocinio della regione dell'Umbria. Il ricavato della manifestazione viene devoluto a favore della Fondazione dell'Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze. Sono tanti quelli che arrivano a questa terza festa degli agricoltori. Arrivano dall'Alto Tevere, arrivano dalla zona di Monte Castrilli, arrivano dalla zona di Spoleto, arrivano dalla zona di Marciano, dalla zona di Perugia, dalla zona dell'Assisano. Arrivano da lontano, perché chi guida un trattore, chi sa di trattori, sa perfettamente quanto tempo ci vuole per viaggiare con un trattore. La media non può essere elevata, bisogna andare piano, e quindi la mattina ci si sveglia che è ancora notte per arrivare al raduno alle 8:30 a Santa Maria degli Angeli. Quasi 300 i trattori presenti, c'è anche lo stand dei mastri birrai dell'Umbria per fare ovviamente colazione, ci si sdigiuna appena si arriva. La strada è stata lunga, la sveglia è stata anticipata e occorre anche sdigiunarsi. Ed ecco allora che ci sono i prosciutti per poter fare colazione tutti quanti insieme, il prosciutto della zona ovviamente, perché non è che possiamo andare a prendere prosciutti lontani che non siano di qualità. E allora Assisi Salumi, il motto di Assisi Salumi recita: il buon prosciutto dell'Umbria sveglia i nostri amici suonando il violino. Ci sono trattori nuovi, ci sono trattori antichi, ci sono giovani che guidano i trattori e anche coloro che i trattori li hanno guidati per una vita. Ci si iscrive, il modo per poter firmare è diverso da persona a persona, come vedete si usano le spalle per apporre la propria firma. Dopo la partenza, il giro dei trattori, si arriverà al ristorante Carfagna per il pranzo. Eccolo qua, il prosciutto di Assisi Prosciutti per questa mattinata, per fare tutti quanti insieme la colazione.
come dicevo, tanti i trattori, le diverse marche. Il nostro Alessio alle prese con le iscrizioni. Lui era un appassionato di trattori, dai modellini a passare al trattore vero e proprio è stato un attimo. Sono 3 anni che organizza una manifestazione come questa e credo che sia la sua enorme soddisfazione. Un ringraziamento va anche a Mario Gambelunghe, perché Mario Gambelunghe è prezioso collaboratore, è colui che mette in fila tutte le cose, si preoccupa di tutte le cose che sono burocratico-tecniche. Alessio Castellani invece è il pratico, quello che organizza le cose. Il giro è un giro particolare quest'anno. Da Santa Maria degli Angeli si arriva alla via Los Angeles, poi si fa il ponte di San Vetturino, Tor di Betto, Palazzo Petrignano, Tor Chiaggina, e poi da Tor Chiaggina si gira intorno alla rotonda per ritornare verso Assisi con il ritrovo finale al ristorante Carfagna per il pranzo conviviale. È il modo per stare insieme, è il modo per vivere insieme questa festa per gli agricoltori. Chi ama la terra, chi vive la terra, chi ha sposato come mestiere la terra. E credo che questo sia la cosa più straordinaria, più bella, quella di sentirsi parte della terra. Perché lo vedete, i mezzi sono tanti e sono particolari, mezzi da lavoro, ci sono ruspe, scavatori, ci sono seminatrici, ci sono trattori, ognuno che vive il suo trattore come se fosse la propria casa, la propria vita, e questo credo che sia la cosa più bella. Ritrovarsi ogni anno, sapere che si cresce di numero e di importanza e che diventa una manifestazione così semplice, nada per caso, e diventa sempre di più una manifestazione importante. Gli amici dell'Alto Tevere sono tutti pronti a dire anche noi vorremmo organizzare una cosa di questo genere, e intanto noi andiamo con il Landini testa calda, con quello che è il preriscaldamento. Oggi si fa con la bombola a gas, è molto più facile. Un tempo si faceva invece con le fascine e con la catasta di legno. Si toglievano le ruote, si mettevano le ruote in acciaio e il fuoco scaldava la testa del trattore. Buongiorno. Buongiorno. Tutto bene? Buongiorno. Buongiorno. Anche il trattore Landini lo abbiamo messo in moto. Il rumore è quello del Landini, un basso numero dei giri, il rumore della sirena che annunciava il tot di grano che era stato raccolto, il successo della raccolta del grano. Era il modo per avvisare tutti di quello che si stava facendo durante la trebbiatura. E allora noi ci prepariamo. Adesso ci sarà la benedizione dei trattori con
una piccola preghiera che viene recitata come ogni anno. Due le confraternite che sono state invitate, quella della Immacolata Concezione, che ha i colori celesti, e quella della confraternita del Redentore, che ha il colore bordeaux. Quello che è straordinario è che tutti dicono buongiorno e tutti dicono grazie, e questo credo che sia proprio nello spirito di chi è uomo della terra, di chi vive la terra, di chi si è alzato presto la mattina ma che ha questo sorriso così bello e accogliente. Sono trattori, come vedete, che sono bellissimi, costano un patrimonio, devono lavorare per tutto il giorno. Quando uno compra un trattore di questo genere così grande sa perfettamente quanto deve lavorare. Ed eccola allora la confraternita del Redentore davanti con i colori bordeaux, poi c'è anche la confraternita dell'Immacolata Concezione invece che ha i colori celesti. Adesso c'è la santa benedizione delle macchine e degli uomini. Sta destra, mi ci vedevi. Allora, buongiorno, buona domenica a tutti. Ci ritroviamo qui insieme per fare la benedizione dei trattori, ma più che benedizione dei trattori, facciamo la benedizione degli uomini, degli agricoltori, soprattutto per chi lavora, no? La benedizione del lavoratore. E volevo ringraziare già prima, all'inizio di questa domenica, Mario, il figlio di Gaetano Castellani, che sono gli organizzatori un po' di tutto questo evento. Vi pregherei solamente almeno adesso di un attimo di raccoglimento. E di stare tutti qui. Cerchiamo di stare un attimo in silenzio. Va bene. Allora, nel nome del Padre e dello Spirito Santo. Amen. Cristo, figlio di Dio, che ha voluto essere chiamato figlio del carpentiere, sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Dio ha ordinato all'uomo di soggiogare la terra e di dominarla, fino al giorno in cui saranno creati i cieli nuovi e la terra nuova. Come dice l'Apostolo Paolo, tutto è vostro, ma voi siete di Cristo e Cristo è di Dio. In questa prospettiva, l'uomo, valendosi delle risorse della natura e degli strumenti della scienza e della tecnica, coopera al grande disegno della creazione e della redenzione. Per questa sua provvidenza benediciamo il Signore e rivolgiamo a Lui la nostra preghiera, perché mediante il lavoro si realizzi la nostra vocazione terrena ed eterna. Dalla prima lettera ai Tessalonicesi di San Paolo Apostolo. Riguardo all'amore fraterno, non avete bisogno che ve ne scriva. Voi stessi, infatti, avete imparato da Dio ad amarvi gli uni gli altri. Ma vi esortiamo, fratelli, a farlo ancora di più e a farvi un punto di onore. Vivere in pace, attendere alle cose vostre e lavorare con le vostre mani, come vi abbiamo ordinato, al fine di condurre una vita decorosa di fronte agli estranei e di non aver bisogno di nessuno. Allora chiediamo al Signore questa grazia che ci viene dalla benedizione, perché anche noi possiamo portare a compimento la nostra vocazione, prima tutto di essere figli di Dio e poi portare a compimento la sua volontà. Anche il fatto del lavoro è importante, perché il lavoro, a parte che nobilita l'uomo, no? ci rende anche figli di Dio, veri uomini, ma anche il fatto che il lavoro ci serve anche per mangiare, soprattutto, no? A volte il rischio che a volte alcuni lavori vengono prima soprattutto per il guadagno, invece riportiamo il lavoro al punto giusto, che serve per mangiare, ma anche per far sì che l'uomo si senta realizzato. Quindi adesso diamo la benedizione. Ricordatevi che la benedizione non è un rito magico, ma la benedizione è un modo
per Dio che ti benedice, che dice bene di te e del tuo lavoro e della tua anche del tuo sacrificio, si ricorda del tuo sudore e del tuo sacrificio. Padre Santo, da te discende la pienezza di ogni benedizione e a te sale la voce del popolo che benedice il tuo nome. Nella tua benevolenza proteggi i lavoratori e i loro strumenti di lavoro, quindi tutti questi trattori, fa che mediante la loro operosità e il tuo aiuto manifestino le meraviglie della creazione e procurando il giusto benessere alle proprie famiglie promuovano il progresso dell'intera società a lode della tua gloria, per Cristo nostro Signore. Amen. Adesso passeremo a benedire tutti i trattori, tutti questi strumenti di lavoro, e se magari il proprietario del trattore si fa trovare lì davanti al trattore, così benediciamo lui e la sua famiglia. Signore sia con voi, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Tutti accanto al proprio trattore per ricevere la benedizione. Per ricevere la benedizione sia l'uomo che il mezzo. Il mezzo che sarà compagno per tutto l'anno per lavorare, per l'aratura, per la semina, per dissodare, per dare quelli che sono i prodotti della terra per farla crescere, perché i frutti siano sempre i migliori. Tutti insieme davanti al proprio trattore. Come dicevo, il percorso dopo la benedizione da Santa Maria degli Angeli passerà per via Los Angeles, poi Ponte San Vetturino, Tor di Betto, Palazzo Petrignano, Torchiagina, si gira a Torchiagina e si ritorna con lo stesso percorso per arrivare al ristorante Carfagna. È il modo per festeggiare la terra, gli uomini e i mezzi. La terza festa degli agricoltori, ricordo ancora una volta, organizzata dalla Automoto Club Storico Assisano, dalla Proloco di Santa Maria degli Angeli, dalla città di Assisi, dalla regione dell'Umbria, che ha dato il proprio patrocinio, perché poi dopo al pranzo ci sarà la consegna dei riconoscimenti, ci saranno riconoscimenti anche per la regione dell'Umbria e per gli amici agricoltori, anche loro che lavorano la terra, e questo è un momento particolarmente difficile di disagio, che vengono da Amatrice, dalla zona del terremoto. C'è chi il trattore lo usa già da piccolino e ci si abitua per quello che sarà poi il futuro. Ci sono anche donne che guidano il trattore, devo dirlo, ci sono anche donne che lo fanno e donne che raccontano questo modo di vivere il trattore, il mezzo meccanico, e questa è una cosa che fa davvero piacere. Noi lasceremo ovviamente dopo la benedizione dei mezzi e degli uomini, lasceremo che i trattori facciano il loro percorso. Farli sfilare tutti dura una vita, perché sono più di 300 trattori, e partire qui dal piazzale di fronte alle poste di Santa Maria degli Angeli, il punto di ritrovo, sarà davvero una gran bella sfilata. E poi ci ritroveremo tutti da Carfagna a fare festa, a mangiare, al momento conviviale. Davanti sfilerà questo bellissimo mezzo, c'è anche il sindaco di Assisi Proietti, e anche lei vuole provare l'ebbrezza di poter essere a questa festa degli agricoltori. Il fascino del
trattore di quello che è la terra è innegabile per tutti. È il nostro ricordo, è il nostro presente, è la nostra vita. Thank you.
Thank you.
e poi si arriva da Garfagna e lassù si vede quella che è la splendida Basilica di Assisi. Tutti a fare festa, tutti a ritrovarsi, sono i parenti, gli amici, ci sono gli uomini che lavorano, i figli degli uomini che lavorano per stare tutti quanti insieme. Ancora un ringraziamento va all'automoto storico di Assisano, di Santa Maria degli Angeli, il club che organizza l'incontro di questa terza festa degli agricoltori. Il ringraziamento va a Mario Gambelunghe e Alessio Castellani che lo hanno organizzato, un ringraziamento va al sindaco di Assisi Proietti, all'assessore regionale Cecchini che sono intervenuti, che hanno dato con la loro presenza l'importanza ad una manifestazione come questa. C'è anche la Coldiretti che non poteva certo mancare quando si parla della festa degli agricoltori, arrivata in questo 2017 alla terza edizione. C'è il presidente Agapiti che porta il suo saluto, ma soprattutto porta i prodotti della terra per gli amici che arrivano da Amatrice, da una zona colpita dal terremoto, per rinnovare questa stima, per un semplice portachiavi da consegnare, ma che racchiude tutto l'amore e tutta la solidarietà che si stringe tra gli amici del mondo della terra in un momento così difficile. Si mangia e si mangia anche bene da Garfagna per questa giornata, per questa festa che poi finirà con una sorta di gincana, con una sfida, perché se non c'è la sfida tra chi usa il trattore non è poi il piacere che tutti ci immaginavamo, ma è la festa dell'agricoltore, la festa degli agricoltori, la terza festa degli agricoltori che da Santa Maria degli Angeli ha portato oltre 300 trattori per le vie del territorio e le strade del territorio di Assisi, fino ad arrivare, come vedete, da Garfagna per quello che è il momento finale, lo stare insieme e il raccontarsi mille occasioni, mille modi di lavoro e di lavorare in attesa che sia ancora una volta lo stare insieme per un anno nuovo e per un'occasione nuova di vivere un'amicizia che è nata così. Anche il bambino. Sì, è vero.
bacio però, sì, allora è ancora più rappresentativo perché... grazie mille, grazie, grazie di cuore. Allora, adesso Ben non lo sa per le risposte. Ora è vero? Deve stare con noi, ma noi glielo diciamo spesso, che anche perché io già finanziati che nelle prossime settimane questo è olio buono, che come sappiamo bene fa bene all'ambiente, perché consigliere comunale, perché questa manifestazione è nata da Sisto e penso che voi ci tenete particolarmente su di lei, che rimanga la stessa organizzazione. A posto sono pieni. Presidente. Grazie Presidente. Ci stanno altre due Presidente. Sindaco di 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 Sindaco di